Good Lobby è una comunità di cittadini, accademici, professionisti, studenti, che dedicano una parte del loro tempo, della loro passione, della loro expertise a organizzazioni di civile, organizzazioni cittadine, che perseguono degli obiettivi di interesse generale e che mediamente sono con poche risorse, con poco tempo e incapaci di tenere a testa delle entità che sono delle entità che hanno molta più voce in capitolo, perché hanno più risorse e più tempo, fondamentalmente società private. Beh, il lobbying cittadino è una forma complementare alla democrazia rappresentativa, non vuole essere un'alternativa, si tratta di attivare la cittadinanza affinché comunichi con i propri rappresentanti, i propri politici durante un ciclo elettorale e l'altro. Oggigiorno viviamo in un mondo in cui il ciclo elettorale determina chi saranno i nostri governanti, però non è più realista nel mondo di oggi pensare che i governanti sappiano che cosa fare 2 anni dopo le elezioni e dobbiamo creare dei punti di connessione, lo spazio che si crea tra un'elezione e l'altro è il futuro della democrazia. La differenza principale tra un partito populista che dichiara di rappresentare chiunque esista in società e il Good Lobby è molto netta, è molto chiara. Il Good Lobby è una forma di attivazione del cittadino rispetto a determinate istanze che sono istanze individuali e forse collettive, piuttosto che assumere in qualche modo o partire dal postulato che i partiti già sappiano tutto. E quindi creiamo dei canali che oggigiorno non esistono. Quindi è una risposta, è un antidoto al populismo. Se i cittadini fossero attivi non potrebbero credere in una storia di autorappresentanza di questi partiti che vendono idee, incluso i 5 Stelle in Italia, di rappresentanza diretta, il che è un'illusione, non è possibile che i cittadini siano capaci di prendere decisioni per la collettività. L'essenza della democrazia diretta è quella di dire no, ci sostituiamo agli eletti. Invece la democrazia rappresentativa è là e per rimanere, giustamente per filtrare il furore, le emozioni che potrebbero rendere il processo decisionale troppo emotivo e quindi non equo e non appropriato. Dal punto di vista puramente tecnico e di azione, nelle nostre campagne coinvolgiamo sia esperti, liberi professionisti con grande esperienza, ma anche dei giovani, degli studenti, anche delle persone che non hanno avuto il privilegio di studiare, di avere una formazione, perché vi sono molte opportunità di coinvolgerli, come si tratta di raccogliere delle firme, di fare delle campagne, chiunque può partecipare. Però è anche vero che vi è in qualche modo una selezione naturale delle persone che si avvicinano a noi, sono persone che hanno tempo e quindi socio-economicamente sono meglio situate di altre. E questo di per sé non è grave, perché storicamente i movimenti sociali sono stati in qualche modo il frutto di iniziative di elite, di individui come Amnesty International che hanno incominciato a dedicare del tempo pro bono per delle cause e hanno trasformato i movimenti, hanno cambiato la società. E questa è la storia del movimento dei diritti civili negli Stati Uniti negli anni 60. In un'epoca in cui le soluzioni individuali, in particolare attraverso le tecnologie dell'informazione, e internet, tendono a prevalere sulle soluzioni collettive, poi questo lo si vede anche cioè si riflette nella popolarità calante di partiti politici e sindacati, le istituzioni che di solito fanno la mediazione tra interessi dei cittadini e poi la politica, c'è ancora spazio per l'azione collettiva e chi la promuove? La disintermediazione sta sparendo, questo è chiaro, è un dato di fatto. I sindacati, gli istituti religiosi non stanno più mediando perché c'è una capacità del cittadino di trovare delle soluzioni individuali che gli permettono in qualche modo, gli offrono l'illusione di poter cambiare la società o trovare delle soluzioni dei problemi reali. Noi crediamo ancora nell'azione collettiva, cioè nel fatto che
un'iniziativa individuale possa immediatamente trovare un riscontro di cittadini che dicono la penso come te, credo anch'io che questo parco debba essere protetto, che questa biblioteca non debba essere chiusa, piuttosto che dobbiamo incominciare a proteggere i whistleblowers, quindi chi in qualche modo denuncia dei fatti illeciti. E nel momento in cui il cittadino ha la forza, il coraggio e la volontà di dire io credo in questa causa, troverà degli altri individui, degli altri cittadini disposti a sostenerla, e quella diventerà un'azione collettiva che potrà avere molto peso sul processo politico, perché un tema nuovo potrà essere posto sull'agenda e dei politici potranno in qualche modo cogliere al balzo la palla e dire wow, questa è la mia nuova causa. L'Unione Europea è percepita come un'entità molto astratta e molto lontana dai cittadini. Paradossalmente l'Europa oggigiorno offre ai cittadini molte più opportunità di partecipazione politica, delle consultazioni pubbliche, all'iniziativa cittadina europea, le denunce al mediatore europeo. Sono tutte grandi opportunità che esistono ma che purtroppo rimangono un po' sottoutilizzate perché poco conosciute. Quindi l'Europa oggigiorno può diventare una palestra di lobbying cittadino, perché i cittadini che si impegnano, si pensi a Max Krems, il giovane austriaco che decide di agire contro Facebook perché in qualche modo il trattamento dei dati non è compatibile con il diritto europeo e la protezione dei nostri dati, l'impatto che ha avuto sul processo politico europeo e su come si è riuscito a dimostrare come il lobbying cittadino sia del tutto complementare e necessario al processo politico, perché è capace di mettere sul tappeto questioni nuove. Abbiamo lavorato alla redazione della prima direttiva sulla protezione dei whistleblowers, un tema molto delicato dopo le rivelazioni di Edward Snowden e di Assange. Nessuno voleva prendere posizione, in particolar modo i partiti politici, li abbiamo obbligati a prendere posizione, la Commissione europea ha introdotto questo nel suo programma legislativo nel 2017 e stiamo lavorando a questo processo in questo momento, e quindi questa è una dimostrazione del fatto che i cittadini possono fare la differenza con le loro azioni.